Di gialli sapete che io parlo sempre volentieri e questo di cui trattiamo oggi è appena uscito per la casa editrice Ares. È il romanzo di esordio di Luigi Borlenghi, un autore al quale mi sono già affezionata e vorrei spiegarvi perché. I gialli si apprezzano di solito soprattutto per la qualità dell'intreccio, e quella c'è di certo in Detective Tacco 12 di Borlenghi. Un intreccio complesso, mai banale, che in più tocca deliberatamente molte corde, anche diverse tra loro, e lo fa in modo strutturato, articolato, costruendo una storia pagina dopo pagina che ti coinvolge. La vita di chi conduce le indagini si sovrappone alle vicende indagate, questo è chiaro come giusto che sia in quell'inevitabile connubio di persona e ruolo, qui rispettivamente di donna e di commissario di polizia. Il commissario Anna Bresso, bella, bionda, con una passione per i bei vestiti, soprattutto le scarpe, però sa farsi rispettare sempre. La bionda la chiamano, ma lei è molto molto di più. È single, reduce da una delusione d'amore che però non è proprio una delusione, è una cosa un po' più complessa, non vi dico niente se no vi rovino la sorpresa, e vive con la sua migliore amica di sempre, una specie di sorella, questa Giulia, una neurochirurga che cambia anche uomini con una certa frequenza, diversamente da lei. Ci sono i protagonisti, ci sono le comparse, diversi ruoli nell'economia della storia che procede su più fronti perché nulla è ciò che sembra, come in ogni giallo che si rispetti. C'è una sana ironia anche, sparsa con grazia nei punti giusti, così come, e qui direi che questa è proprio la cifra principale del romanzo, ci sono riflessioni importanti, profonde, perché intanto che si indaga si vive e si pensa. Il romanzo inizia in un modo tutto sommato eccezionale, con questo brevissimo prologo che ti fa entrare per qualche secondo, per una manciata di righe di secondi, nella testa del colpevole. Questo è un artificio letterario, un espediente narrativo veramente ben utilizzato ed efficace. Poi invece sembra partire in una maniera più consueta, più tranquilla. La protagonista arriva sul luogo del crimine e poi, sorpresa, altra sorpresa, la narrazione vira un attimo, no? Perché c'è un... Si esce un attimo dalla narrazione, c'è una riflessione come vista dall'esterno della storia. È una strategia anche questa interessante, che poi tornerà in un altro paio di punti, questi brevi incisi, un breve interludio a metà libro e poi ancora una volta prima dell'epilogo. C'è moltissima Milano, questo è bello, ben descritta, con i quartieri, in particolare zona Garibaldi, Isola, eccetera, ma soprattutto c'è un paesino sul ramo di Lecco del Lago di Como. Ecco, durante il romanzo si accenna ogni tanto a Montalbano, il personaggio dei gialli di Camilleri, e invece la Bresso è di stanza a Milano e il Montalbano famoso è di stanza a Vigata, questo paese notoriamente di fantasia. In compenso, le indagini del commissario Bresso di Anna si svolgono prevalentemente a Rovenno, posto che questo sì non esiste, un paese di invenzione ma molto verosimile, almeno per chi conosce il mondo laghe, ecco, funziona molto bene. E siccome non è quello il ramo del lago di Como che io conosco meglio, mi sono messa lì con la cartina per divertirmi a capire, in base alle descrizioni dei luoghi, ai viaggi in macchina, tutto quanto, dove accidenti fosse l'immaginario meno paesino dove si consuma tutto quanto. Quindi mi sono regalata un giallo nel giallo, diciamo, un'indagine mia sulla base degli indizi, bel posto. La cosa che credo resti di più attaccata al lettore dopo aver chiuso questo romanzo, almeno secondo la mia sensibilità, è l'esplorazione del male, il problema del male. Il male assoluto, quello che alberga nel cuore nero del criminale, ma che in fondo occhieggia in modo inquietante anche dentro ciascuno di noi. Anche nei cuori più sani, anche in quelli che hanno davvero la sincera volontà di essere e rimanere puliti, perché si gioca tutto lì, nelle scelte piccole e grandi che ciascuno di noi è chiamato a compiere quotidianamente. Un singolo gesto può cambiare il corso di una vita, della propria e degli altri, e non sempre scegliere il gesto giusto è poi così facile. Qualche volta la protagonista, devo dire, che sembra un po' troppo perfetta, no? A tratti sembra un po' troppo in controllo della situazione, però l'autore le ha data la parte dell'eroina e se la deve meritare questa parte di dura e pura. E non so perché, ma nonostante venga descritta bionda e modernissima, io l'associo al volto in bianco e nero di un'attrice della Hollywood degli anni d'oro,
un'attrice che peraltro bionda non era, non vi dico chi è, vi dico le sue iniziali, SH, poi attribuirete voi alla vostra anda presso il volto che riterrete più adatto all'interpretazione che la vostra mente vorrà dare di questo personaggio. Qualche volta anda presso qualcosa di esageratamente saggio e compunto lo dice, però anche lì è molto ben giocata la faccenda perché c'è sempre l'amica di una vita, l'esuberante Giulia, che sdrammatizza. Ottimo espediente narrativo anche questo per compensare questo lato un po' troppo serio, spigoloso di una donna che non è affatto così seria e spigolosa, ha un'interiorità estremamente complicata, non è forse l'aggettivo giusto, ma è una donna che ha una ricchezza, ecco, una ricchezza interiore e una profondità e anche i suoi lati oscuri. A proposito, con questo concludo, a proposito dell'amica di sempre Giulia, a Giulia la Bresso racconta i suoi sogni ogni tanto ed è una bellissima trovata anche questa, questi intermezzi onirici che compaiono in alcuni momenti chiavi della vicenda, brevi paginette in corsivo in cui si descrive una scena di un sogno della protagonista, la quale in quel modo proietta timori e demoni interiori. Anche questo è un espediente che ha il suo perché. Quindi, insomma, aspettiamo altri gialli del commissario Bresso e non solo perché io lo so che il Borlenghi di Freccia al suo arco ne ha delle altre sempre più acuminate. Alla prossima storia.